CDA dello Sferisterio di Macerata al lavoro in questi giorni per mettere a punto il cartellone della stagione 2012. È stato scelto il direttore artistico, Francesco Micheli, ma ci sono ancora tante cose da decidere. Presidente Carancini, questi giorni tra l'altro c'è l'assenza anche del vicepresidente Antonio Pettinari per motivi di salute, quindi come procedono i lavori anche in sua assenza? I lavori procedono bene. Intanto va detto che il presidente della provincia Tonino Pettinari è stato assente, ma in realtà, come dire, tolti i due giorni in cui effettivamente era impossibile, anche doveroso, lasciarlo un po' in tranquillità, devo dire che comunque lui anche dal suo letto ha continuato ad avere rapporti e abbiamo avuto modo di sentirci su tutte le questioni più importanti. Ma diciamo che sarà una stagione all'insegna del rinnovamento, c'è una filosofia diversa rispetto a quella degli anni precedenti, ci sono delle novità significative di Francesco Micheli, che indubbiamente ha portato molto entusiasmo e molta voglia di fare cose diverse. Al di là, ecco, dei numeri, bilanci, numeri che stanno uscendo in questi giorni, la critica rimane un po' sempre quella, una macchina che costa tanto e che specie negli ultimi anni sembra portare poco sul territorio come ricaduta, quindi anche questa sarà una grande riflessione, mi auguro, che il CDA sta facendo, e come pensate di provvedere a questo? I conti, contrariamente a quanto si può far credere, sono in realtà conti positivi. Certo che nel saldo definitivo si ha un meno, ma non si può non considerare per questo quello che purtroppo lo Sferisterio si porta dietro dal passato. Noi oggi partiamo, lo ribadisco, da meno circa 300.000 per ogni stagione a causa degli ammortamenti e degli oneri finanziari derivati da un mutuo che noi contraemmo mi pare nel 2002. Quindi, come dire, ogni nuova stagione parte già da 300.000 euro. E naturalmente, in ogni caso, il CDA si è già posto questo problema, credo che a breve, in una delle prossime sedute, appronteremo e commissioneremo un bilancio sociale per far comprendere, dico anche legittimamente, ai cittadini quanto beneficio la stagione lirica porta alla città di Macerata, non solo in termini di notorietà ma anche in termini economici.